Va bene, ragazzi, allora siamo probabilmente al. Ma no, che luce, mi spacca in due gli occhi. Siamo molto bene. Probabilmente all'ultimo. Probabilmente alla fine sarà l'ultimo video, probabilmente questo. Siamo arrivati all'area 5, che io ho fatto un pochettino ed è figa. Quindi, come sempre, vi invito a mettere delle cuffie e godervi il sound perché merita. Merita tantissimo. Alziamo il volume anche delle mie cuffie e si parte. Come sempre vi ricordo che raga, questi saranno video senza il commento per dare spazio al sound. Si parte. No. Killer, the mind. Thank you.
is a mind killer. It's a mind killer. Killer. The mind. Killer.
vorrei solo ballare. Sono un bimbo, un neonato, quindi prima era una forma primordiale di vita. Who are you? Chi sei tu? Non venire più vicino. Perché? Ah!
siamo. Ah, non sei spaventato? Thank you.
Oh mio Dio. È già finito, raga. Raga, è stata un'esperienza... unica. Brevissima. Veramente breve. Ed è un gioco che, come ho già detto, è uscito 15 anni fa, circa 16 anni fa, è stato rimasterizzato. E con l'implementazione della realtà virtuale è qualcosa di devastante, ma soprattutto con delle buone cuffie è veramente qualcosa di devastante. Ora, io non ho delle cuffie adatte proprio al sound, sono più da gaming, però è veramente qualcosa che io prima d'ora non avevo mai provato. C'è stato un gioco simile che si chiamava, della Sega, si chiamava Panzer Dragon, ed era sempre uno shooter dove il tuo personaggio scorreva sullo scenario e sparavi praticamente ai bersagli. Un sistema di gameplay divertente, ma proprio il fatto che le esplosioni, i tasti che tu premi vanno a implementarsi, vanno a unirsi all'interno di una traccia musicale veramente assurda, implementata anche a quello che vedi con la realtà virtuale, perché raga, è tutto in prospettiva, tutto lo scenario che continua a contorcersi, a girarsi. Tu sei dentro con questo sound e quello che tu schiacci va a creare in minima parte quello che è il sound di sottofondo e va a implementarsi tutto insieme. È non so come dire, un'unione di cose che rende veramente un'esperienza assolutamente da provare. Se avete il VR, scaricatevi questo gioco e provatelo. Se non avete il VR, provatelo lo stesso. Ovviamente col VR, raga, è chiaro, vai, entri dentro, cioè è qualcosa di... Però secondo me anche con il pad in mano, delle buone cuffie, vi mettete, secondo me vi divertite comunque. E niente, tanta roba, tanta roba. Gioca a livelli bonus.
Un assalto su tutto l'intero dall'inizio alla fine, missione tranche. Qua abbiamo altre robe. Quindi, raga, che dire? Io vi invito come sempre a esplorare. Perché qua c'era la modalità pure senza game over. Vabbè. Io comunque vi invito a supportare il canale con un mi piace e un'iscrizione. Ovviamente io spero che il video vi sia piaciuto. È sicuramente qualcosa, raga, di diverso, ok? Che non ho portato, insomma, che non ho mai portato. Credo di aver messo con questa piccola serie una bella varietà anche sul canale. Ecco, tanto io mi avvicino perché poi piano piano mi allontanavo. Spero che il video vi sia piaciuto, raga. Supportate un mi piace, un'iscrizione. Ci vediamo alla prossima. Ciao.